Ma guarda, la partita è un po' male, perché non è tanto caldo, qua già è un po' freddo e freddo e umido qua da noi, quindi un po' qualcuno si è un po' demoralizzato, però niente, alla fine come sempre ce la facciamo. Oh, quindi adesso sì, c'è festa. Dai, va bene. Allora, prima ci siamo collegati, collegati, abbiamo fatto dei saluti a Mogliano, vicino Macerata, Maggerata, che no? Che tristezza, ti rispondo, che tristezza, ma si può andare a Mogliano il sabato sera? Per chi non lo conosce, Mogliano è un paese dell'entroterra in cui penso ci siano solo quattro vecchie merlettaie e un bar. Le bombe di Giulia. Solo Andrea Ferretti poteva finire da quelle parti. Salutiamolo di nuovo il nostro Andrea, che sarà molto contento dopo sarà questo saluto contento. Di Giulia. Maniaca tra l'altro del condominio è di Mogliano. È di Mogliano, sì. Senti Giulia, io te volevo chiedere una cosa. Ma sì. Per l'8 dicembre cosa c'è in programma da quelle parti? Beh, a parte il fatto che il 7 è pieno di serate, l'8 dicembre proprio, il giorno dell'Immacolata, a Porto Grande c'è una tradizione che vuole che sulla spiaggia libera chiaramente, vengano fatti dei falò, ma sono enormi, cioè enormi proprio, transennati e tutto, perché sono veramente grossi e poi di solito danno il vin brulé. Ah, è buonissimo. E questa è la nostra tradizione, quindi quest'anno pure ci sarà il falò. La sera togliete il vin brulé, eh? Senti, ma stasera è la serata del vin brulé, cara Giulia, perché il nostro Robertino invece si trova, è un festival qui a Roma dove praticamente si beve anche vin brulé. Cantucci e vin brulé ci ha detto, quindi... Esatto, ci ha detto. Vabbè, non mi parlare di vino, perché io oggi ho passato tutta la giornata in una cantina in un paese dell'entroterra nostro, la cantina Ciuciù si chiama, sì. Fa dei vini spettacolari. Ho visto le foto, passato, bellissime. Ho passato la mattina a beve vino. Oh, va, meravigliosa. Pranzo, dopo pranzo, non so quanti ne avevo avuti, a tutti i tipi. Grande, veramente l'applauso da tutto il condominio, perché sì, ovviamente. Ma qualche inviato ce lo invierà una bottiglia di vino? Qualcosa? Sì, io penso. No, no, proprio no. Ma come no, dai. Senti, se ho una bottiglia di vino tra le mani me la bevo, non è che me la mando a Roma. Senti, allora, ma scusa, stasera serata tranquilla, gin tonic però, eh? Serata tranquilla, non so che intendi te, io sento che non faccio le 10 e so dove sto e so come mi chiamo e so con chi ho passato la serata. Vabbè, no, quindi dicevo che a livello di bevute, a livello di bevute. In un posto in cui so dove vado, già direi che è una serata tranquilla. A proposito di dove vai, dici un po' il locale che stasera spopola a Porto Recanati, la Riviera. Allora, stasera andiamo allo Sky Club. Oh, che stasera è quello dell'altra volta, tra l'altro, avevo detto. Sì, probabilmente, tanto siamo abbastanza. Siamo seriali nelle serate, quindi andiamo spesso nei stessi posti, anche perché oggi fa una serata particolare, si chiama il Fade, che è un format che qua da questi parti va abbastanza, con musica elettronica e electro house. A me in realtà fa un po' schifo, però gli amici miei vanno lì e io me devo. Lei vuole solo Lana del Rey. Solo Lana del Rey, quindi? No, in serata ti direi di no. Vabbè, senti, no. Senti, ma ti volevo chiedere un'altra cosa. Poi il musicante aveva una domanda per te, che è molto curioso di sapere una cosa. Federico mi sta a mettere in mezzo. Che sì. No, volevo chiederti, ma per quello che riguarda l'orario, domani si fanno minimo le 10 di mattina, perché sono le 2, se vai adesso a ballare, non è che uno poi se ne va dopo mezz'ora. Ma io domani non ho nulla da fare. Appunto, qui volevo arrivare. Che si fa la domenica? Domani che si fa? Si fa l'albero già? Allora, no. Per chi risorge, bene. No, vabbè, poi tipo una volta a settimana ci sono delle serate particolari. Oh, per esempio, sempre al solito Sky Club. Se no, di solito tantissima gente va al Donova, che però non fa tutte le domeniche. Ecco. Che è la discoteca Civitanova. Salutiamo gli amici di Civitanova Marche, salutiamo gli amici di Civitanova Marche, dai, un applauso anche a loro. Oppure, che ci ascolta. No, nessun applauso a Civitanova, grazie. Oppure c'è invece Fisso a Porto Sant'Elpidio, si chiama il Malloni Trace, che è un locale in una fabbrica un po' particolare, di design un po' strano, con un famoso DJ locale che è Simone Barbaresi. E tanta gente va lì, solo che
è un po' troppo tiratello, il processo di Ferrero, un po' troppi adulti, quindi non è proprio il massimo. Senti, invece, ma che c'è stato, no, questo casotto che è successo ancora, no, con quei due ragazzini? Una, adesso mi era venuta in mente la domanda, te la volevo fare già da tempo, veramente. Che era successo quel casino con quelli che quello ha ammazzato la famiglia di lei? Ma che si dice ancora lì da quelle parti? Perché poi ancora non, è successo. Non ne ho idea, non lo so. Mi dispiace, ma non lo so. Erano di Mogliano? Erano di Mogliano, probabilmente. Vabbè, no. A quel punto t'ammazzi. Vabbè, t'ammazzi, ma magari sono ammazzati per noia, dai, che ne sai. Senti, in conto. Il musicante aveva una domanda per te sugli eventi musicali che c'erano in settimana da quelle parti. Ma c'è qualche evento, che ne so, di qualche concerto importante che tu sappia? Proprio concerto. Importante, se intendi sia tour nazionale, un Jovanotti, un Cremonini così. Ultimamente penso che l'unico un po' più tosto, diciamo, che c'è stato è stato Mario Biondi, ancora. Poi prima c'è stati Negramaro, c'è stato Jovanotti, c'è stato, oddio, non me lo ricordo. Ma qualche però, gruppetto pure che è andato a sentire. Che intende qualche gruppetto? Oddio, non lo so, ma che ne so, ma chi è il concerto? Non lo so, io ti devo fare una domanda, ma perché il musicante, ma il musicante però è lui, è il musicante. Federico, Giulia, mi ha messo in mezzo, allora, non è colpa mia. Allora, il musicante può andare su Ticket One e vedere quello che ha detto. Sentite, la è scatenata stasera. Oggi i nostri inviati sono una grande. Oggi scatenati, avrei fatto volentieri un multiplo con Robertino. Con Robertino, che spettacolo che usciva fuori. Robertino, ma... cartoni animati e Giulia. Esatto, col sottofondo di Lana Del Rey. Però, sottofondo è cioè, la R, mi raccomando. Ah, un po' quando ci guidi, ma io voglio vedere tante cose. Cioè, tesoro mio, io sto qua. Quando vuoi venire, cioè, io lo sai. Ma questo c'è ragione. Dai, anche perché adesso sotto il periodo natalizio è meraviglioso. Poi io lancio la bomba, scusate, siamo in diretta, sì, l'una e mezza. Tanto stiamo in un clima rilassato, lanciamo pure le fiamme. Esatto, la bomba e pampa, l'una e mezza. Tanto tra poco a Fabrizio, capirai. Allora, il 19 che viene di sabato, tutti gli inviati qua. Vogliamo Giulia Morigoni a Roma nella puntata natalizia. Ecco, io lo dico, no, poi se io il sabato vengo in radio. Ma non è che devi venire in radio, vieni a Roma, dai. No, tra l'altro non posso perché è il compleanno della Kelly, quindi faremo non lo so cosa faremo. No, vabbè, auguri a Rachele. Auguri a Rachele, auguri a Rachele, che tra l'altro credo di conoscerla, ovviamente. Esatto. Rimaniamo nella privacy, ovviamente. Però comunque auguri a Rachele, ma allora organizziamoci per un altro giorno, dai. Devi venire assolutamente. Un altro giorno, sì. Dai. E poi tu passi le giornate sui trattori. Io ho visto le foto oggi, il trattore. Insomma. Meraviglioso, un applauso però. Non è una colpa mia. A Offida, tra l'altro, salutiamo gli amici di Offida che sono tantissimi che ci stanno ascoltando stasera. Va bene. Il musicante stasera è euforico, un po' Joker, versione Joker style. Prima ero Babbo Natale. Guarda Giulia, ti devo dire la verità, stasera il nostro musicante c'ha un maglioncino. Aspetta un attimo, Federico. Ok. Era un altro Federico. Non eri Federico. Ti stanno... un altro amico che andava in giro da solo in mezzo alla nebbia. Scusate, ma che c'era però. A proposito di nebbia, resta in diretta perché dobbiamo dare degli aggiornamenti in tempo reale. Bravissima. Su tutta la rete autostradale, perché adesso ci arriva dalla rete. Interessante. Ci arriva dalla redazione appunto gli aggiornamenti sulla rete stradale qua al condominio, perché giustamente dobbiamo dare informazione, no Giulia? Allora, la rete stradale, praticamente c'è tanta nebbia sull'A24, altezza di L'Aquila e anche Tagliacozzo, torna in parte, e poi anche Torano-Pescara, tantissima nebbia, quindi non andare a Pescara, mi raccomando, sta attenta. Tanta nebbia anche a Roma-Napoli tra Caglianello e San Vittore, ma anche tanta nebbia a Torino, sud di Torino, nella tangenziale, quindi. E tanta pioggia anche vicino a Genova, alla strada Torino-Savona, vicino a Genova, quindi.
Attenzione, fate attenzione. Poi in Emilia Romagna, se volete andare a ballare in Emilia Romagna, non te lo consiglio, cara Giulia, perché Milano-Bologna, a Piacenza c'è tanta tanta nebbia, ma anche a Modena e anche a Borgo Panigale, Bologna-Borgo Panigale, tanta nebbia. Quindi anche a Porto Recanati c'è nebbia? Ma guarda, in verità non tantissima, però ce n'è spesso tanta, quindi oggi un po' ce n'è ma non tanta, per noi è niente. Vabbè, dai. Per noi magari anche un pochino di nebbia è la fine, insomma. Va bene, noi penso che ti possiamo congedare, tanto stai andando a ballare, sei molto contenta di andare a questa serata elettro. Ma chi è l'artista, tra l'altro, che sta in questa serata? Dacci un'informazione. Ma cosa vuoi che ne sappia? Ma come? Cioè, è musicante? Ancora musicante? Perché mi metti in mezzo e fai tu queste domande? Musicante voleva saperlo, cioè. Tra l'altro. Io musicante devo stare via un po' dei pacchetti di serietà e prendersi un po' dei pacchetti di leggerezza. Di leggerezza, ok. Ecco, è un po' troppo serio. No, sono troppo... Lo so, a me non importa, perché io so già che la musica non mi piace, ci vado solo. Ma lui è il secchione, lui è il secchione. Cioè, devi sapere, Giulia, che ormai mi hanno dato sto compito a me, io sono il secchione, capito? Quindi devo rimanere nel mio ruolo. Ma è tanto brutto perché io non mi sono mai fidata di chi andava bene a scuola. Ho sempre avuto quella diffidenza nei confronti della gente. Con bei voti, cioè, pensate, non ormai mi hanno dato sto ruolo, è colpa di Fabrizio e di Federico che mi hanno detto che io sono il secchione, ormai devo far secchione. In realtà io mi preparo solo quello che devo dire, perché sennò in diretta faccio un macello. Vedi? Quindi, questo è il bombe del musicante. Lanciamo bombe a profusione stasera. Stasera bombe. Senti Giulia, noi ovviamente ti lanciamo, anzi io ti lancio l'invito qua a Roma, poi io te lo dico, quando vuoi venire, Roma è sempre qua per te. Roma città aperta. Roma città aperta, esatto. Come direbbe Rossellini. Roma città aperta, dai. Va bene, cara. Oh, buona serata, anzi buona nottata. Grazie ormai. Ciao ragazzi. Ciao. Va bene. Buona oh, serata. Buon Fogarò. Martedì Fogarò, mi raccomando, per chi è del posto, Porto Recanati, tutta la Riviera, tutti a vedere il Fogarò. Tutti abbiamo il vino in brulè. Dai. No, mi raccomando. Ciao cara, ciao. Buonanotte. Ciao a tutti, buona serata, buon sabato a tutti. Ciao. Buon sabato a te, ciao Giulia. Ciao. Con la canzoncina di Lana Del Rey che ci ha accompagnato qua. Anche nell'annuncio della nebbia. Ci ha accompagnato anche nell'annuncio della nebbia, come diciamo, appunto dei tratti autostradali abbastanza nebbiosi. Questa è un monito che diamo qua in diretta, perché c'è tanta tanta nebbia in tutta l'Italia, quindi fate attenzione al ritorno dai locali, dalle discoteche, perché è sempre un pericolo. Comunque gli ascolti sono tantissimi anche stasera. Salutiamo il gruppo di condomini di Condominio Roma Futura, un grande applauso a loro che ci stanno ascoltando. E poi saluterei ovviamente i nostri sponsor, la palestra Monti Fitness, che è della signora Rossella Monti, una seduta in palestra, ma anche, perché no, Zumba, Pilates, Fitness, Kickboxing, Hip Hop, Cardio e Sala Pesi. Diciamo, c'è anche la palestra Box Kickboxing della palestra Lupa Box del maestro Franco Piatti, a via Santa Cata dei Goti 19G, Roma, Rione Monti, telefono 06 47 43 29 3, sito www.montifitness.it. Ma anche gli altri, tutti gli altri sponsor, comunque anche la Health Clinic, caro musicante, che si trova in... Si trova a Via Nerone 00012 Guidonia, contattabile al numero 0774 25 1000. Mi raccomando, perché la prevenzione è veramente importante, sia per l'uomo, per la donna, per tutti quanti, insomma è importantissima. E l'Health Clinic ha anche molte convenzioni, quindi informatevi e mi raccomando, curatevi e prevenite soprattutto le malattie. Assolutamente sì. Poi comunque la Health Clinic, una delle migliori a Roma, come diciamo a Guidonia, una campagna per la prevenzione a Guidonia, un check-up vascolare angiologico ecocolor Doppler, ma anche iniziative nei centri sociali per anziani e una prima visita odontoiatrica gratuita. Per le donne è fondamentale anche una visita pap test, screening ginecologico. Allora, andiamo in pausa, 1:39, perché poi riaffrontiamo. Ci dobbiamo collegare con Robertino, che
che in questo momento è disperso in quel di Guidonia, appunto, a cercare di intervistare la band.